Ciao e benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Susi e questo è DIY Creativity Game. Oggi farò un centro tavola con la scatola dei biscotti. L'occorrente per questo progetto è una scatola di latta, della colla vinilica, un righello, un metro, poi i cartoncini colorati e le sagome da ritagliare sul cartoncino, da questo cartoncino colorato. Poi un pennello, le forbici, una matita e un cartoncino grande bianco. Ora prendiamo le misure della scatola. Con il righello andiamo a prendere la larghezza, che è 6 centimetri. Poi con il metro prendiamo tutta la lunghezza della scatola. Ed è 61-62 centimetri. Mi riporto tutte le misure sul cartoncino e ritaglio questo rettangolo. Poi prendo dei fogli di giornale e con la colla vinilica le attacco a caso su tutta la striscia. Una volta che la colla è asciutta, ritaglio l'eccesso e attacco la striscia con la colla a caldo sulla scatola. Una volta terminato, prendo di nuovo la colla vinilica e attacco tutti i coniglietti a mio piacimento sulla scatola. Ecco la scatola terminata. Ora faccio una decorazione all'interno. Cambio la mia vecchia decorazione che avevo fatto con dei giacinti che però ormai sono sfioriti, quindi li vado a sostituire con questa pianta. Quindi tolgo tutto quello che ci sta sopra senza rompere niente. Poi tolgo la paglia e pulisco le radici dei giacinti perché li conservo per l'anno prossimo. Mi raccomando, non li buttate. Una volta che si seccano le foglie si tagliano e anche le radici si tagliano e si conservano i bulbi. E l'anno prossimo, verso mi sembra gennaio, ora non mi ricordo di preciso, però ci stanno molti siti che spiegano come conservarli e quando si seminano. Vabbè, dovete un poco informare se vi piacciono. A me i fiori piacciono tantissimo, quindi li metto sempre in casa. Allora, questi qua li avevo già comprati fioriti, infatti subito si sono appassiti i fiori, perché poi la fioritura dura una settimana. Ecco qua, ora prendo la pianta e gli vado a tagliare le foglie, queste qua più grandi, perché si sono ingiallite un po', quindi le taglio tutte, rimango soltanto le foglie, quelle là più fresche e piccoline. Ora tolgo la pianta dal vaso e allargo un poco le radici. Allargo un po' le radici e la faccio abbassare un po' la pianta perché il mio contenitore è basso, quindi
la sistemo nel contenitore. E poi rimetto le decorazioni, quindi metto tutta la paglia intorno e ci metto di nuovo le uova. Poi se avete dei coniglietti piccolini, delle altre decorazioni di Pasqua, le potete mettere pure uova piccole. Alcuni mi stanno mettendo anche le piume. A me non piacciono tanto. Oppure invece della paglia si può sostituire anche con del muschio. Ok, ho finito. Ora la posiziono dentro alla scatola di latta. La decorazione è terminata. E grazie per aver guardato il video fino a qui. E ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Grazie e ciao, buona giornata.